tre partite in una settimana, 7 punti, la CR continua a vincere, rimangono adesso soltanto 3 partite, se rimarrete fermi per 2 turni, l'infermeria si alimenta con altri infortuni. Non è un periodo straordinario per quanto riguarda il calcio, anche perché i nuovi provvedimenti della Lega con l'abolizione dei playout e questo ulteriore stop, dico, rende tutto più difficile. È tutto vero, però prima di fare un'analisi, insomma, così completa, voglio sottolineare la grande prova dei ragazzi oggi, una prova di grandissimo spessore, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista agonistico, grande cuore, perché come giustamente dicevi, è una settimana con tantissimi problemi, problemi su problemi. C'è gente che ha giocato con infiltrazioni, c'è gente che ha giocato senza un allenamento da 10 giorni, quindi tutti questi ragazzi sono da elogiare, da elogiare. Pensate che Cabacero oggi era al 20%, quindi bisogna dirgli bravo, un ragazzo che ha giocato con 8 punti in bocca, avuti 4 giorni fa, un ragazzo che ha giocato con, insomma, un dolore al tallone, con infiltrazioni, e anche Palma, Piccioni, avete visto cos'è successo, e tanti altri ragazzi che hanno stretto i denti. Quindi è una partita davvero che mi rende orgoglioso di allenare questi uomini prima e poi questa Stavo squadra. vedendo proprio questo, con Carbonaro fuori, Piccioni fuori dopo appena 14 minuti, con Cavaliero non al top, diciamo che. Caballero ha giocato di grande cuore, ha giocato zoppo, con i punti in bocca, saltava di testa. Carbonaro non c'era, Marchetti non c'era, Giuffrida e Garetto ce li siamo dimenticati, quindi oggi sono orgoglioso di questi ragazzi. Questi 15 giorni consentiranno quantomeno di recuperare qualcuno quanto riguarda l'infermeria? Ma penso di sì, penso che Carbonaro. Mancherà Agnelli con il Castrovillari perché era in difesa. Sì, ormai è sempre in fila Agnelli, quindi. Carbonaro e Marchetti dovremmo recuperarli, poi. Al di là di tutto, non sono in vena di complimenti, però lo staff medico sta lavorando 24 ore, veramente un grande lavoro. La vittoria di oggi credo che sia lo specchio di quello che stiamo facendo e che sta facendo tutte le persone, perché io vengo in sala stampa e parlo e prendo i complimenti, vengo anche a prendere ogni tanto, non i complimenti ma altre considerazioni, però dietro di me c'è un lavoro straordinario di tutti. Dallo staff medico, dal mio staff, chi lavora con la società. Quindi in questo momento a 3 partite dalla fine siamo secondi, potevamo essere primi, però in questo momento siamo orgogliosi di noi stessi. È una stagione atipica, l'abbiamo definita così, diciamo, adesso rimarrete fermi 15 giorni, poi giocherete tutto in una settimana, 3 partite ancora in una settimana. Mancano queste 3 partite, siete a 4 punti sempre della CR. Ci tenterete fino alla fine, anche se oggi probabilmente con la vittoria a Troina la CR ha messo un paletto importante. Ma io, come ho detto l'altra volta, non voglio La matematica pensare, dice. no, assolutamente, al di là della matematica, non voglio pensare che le squadre che ormai non hanno nulla da chiedere al campionato, con questo provvedimento che a mio avviso non ha precedenti nella storia, quindi è qualcosa di allucinante. È vero che, come dicevo l'altra volta, esiste la lealtà sportiva, quindi tutte le squadre devono schierare la migliore formazione e devono giocare la partita fino alla fine. Però capite bene che con la Germison è una gara vera, perché ci si giocava tanto. Quindi non voglio dire null'altro, dico soltanto che purtroppo in Italia succedono queste cose e quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti. Diciamo che con la vittoria di oggi avete ipotecato quantomeno la poltrona d'onore. Sì, almeno quella ce la meritiamo, almeno quella. Poi tutte le altre considerazioni lasciano il tempo che trovano. Potremmo dire tante cose, però al momento ci godiamo questa vittoria, e se poi la Lega ha preso questa decisione a 4 giornate alla fine, ne prendiamo atto, però è normale che non stiamo facendo i salti di gioia come tante altre squadre di altri gironi non fanno i salti di gioia, è innegabile, quindi con questo non voglio dire nulla, però visto che mi ha fatto la domanda mi sembra giusto rispondere. Mister, una settimana fa aveva detto che questa secondo lei sarebbe stata la settimana decisiva. Immagino sia contento forse in questa occasione di essersi sbagliato perché avete ancora un'altra settimana a disposizione. Certo, sono contento di essermi sbagliato, ma dipende dai punti di vista. Lo è stata comunque decisiva perché, a meno che non dovesse succedere chissà che cosa, siamo secondi.
quindi comunque è un piazzamento ottimale. Sbagliato ovviamente nel senso che avete ancora assolutamente, la assolutamente. Io penso che quella prestazione di oggi, tra le altre cose di grande intelligenza da parte della squadra, abbiamo anche un pochino modificato alcune cose e loro sono stati fantastici, perfetti. Cioè è difficile che una squadra che ha un'identità gioca in un modo, in due giorni preparare una partita così in modo un po' diverso. Sono stati degli interpreti eccezionali. Però giocheremo fino alla fine, come giusto che sia, onoreremo la maglia che portiamo, la casacca che portiamo, siamo orgogliosi di portarla e poi vedremo, vinca il migliore, ma è normale che sappiamo che è difficile, non siamo stupidi. Mister, a questo punto diceva lei un po' la decisione sui play-out lascia perplessi, però il calendario paradossalmente un po' vi sorride. La CR affronterà Sant'Aulo e Marina di Ragusa che si giocano nel penultimo posto. Quindi aumentano forse le chance anche per voi. In questo momento davvero andare a fare delle considerazioni sugli avversari, chi ha più la testa, chi ha meno la testa, insomma, noi affrontiamo Castrovilli, è una squadra informissima, per dire, quindi, che sta giocando bene, sta facendo bene, ma non ci poniamo questo problema, perché comunque probabilmente avremmo dovuto fare meglio prima. Però credo che questa squadra stia facendo quasi il massimo, perché non è il massimo ovviamente, quasi, fa parte del calcio, però non molleremo fino alla fine e speriamo che fino all'ultima, dico l'ultima, potrebbe essere la penultima giornata, ci riusciremo a giocare qualcosa, perché noi vogliamo questo, poi non dipende solo da noi. Guarda, io dato su di ciò.